sottoterra. Allora, il bicchiere che avete davanti è un bicchiere a norme ISO 9001 ed è già a norme ISO 9001 è un bicchiere progettato alle manifestazioni in tutti i concorsi e la misura appunto che deve essere per poter essere utilizzato come strumento. Questo facendo questa iniziativa nell'ambito provinciale delle scuole ed è un'iniziativa rivolta alle scuole elementari, in particolare alle prime classi elementari, quindi alle nuove generazioni, per quanto riguarda questo insegnamento dei valori della patria, quindi della bandiera, ed è un'iniziativa che praticamente è stata concertata appunto con il provveditore agli studi di Ragusa e che vede proprio nell'ambito scolastico praticamente l'istituzione didattica per eccellenza per quanto riguarda l'insegnamento di questi valori. Che negli anni passati si era perso il senso della bandiera, dell'appartenenza, dell'inno, è un momento importante perché i ragazzi riscoprono dei valori che si erano persi col tempo. Quindi è un'iniziativa meritevole che ora andremo a consegnare la bandiera ai ragazzini con la speranza che sia un momento per loro di grande valore nazionale. Paese, il nostro paese, fa sentire nazione e la bandiera italiana, il nostro è un unico. Allora, l'unica cosa che rimane da dire sulla bandiera, affinché tutti lo possano sapere. Verde, bianco, rosa. La sussurretta citurna è una dote molto richiesta per una donna. Una moglie meno parla e più il marito è contento. Così non c'è il rischio di litigare. E già avere quel poco, magari nelle scuole, magari nelle aule, diciamo nelle palestre, iniziare a fare quel poco per far sì che i bambini si abituino. Infatti abbiamo dovuto un po' lottare con le voci, con le urla, perché i bambini sono poco abituati allo spettacolo e soprattutto ai racconti, alle favole per ragazzi. Noi lavoriamo con le favole tantissimo, io lavoro a Catania tutto l'anno, adesso ho in scena Pinocchio, ho fatto Enzele Gretel e tante altre favole e purtroppo a Ragusa non abbiamo uno spazio, allora siamo venuti noi nelle scuole, abbiamo portato noi il teatro nelle scuole, un teatro certo fatto più di racconti, di storie, non c'è un palcoscenico delle scene dei costumi veri. È stato difficile all'inizio, un po' faticoso, però crediamo di essere riusciti a conquistarli perché comunque l'interesse del bambino e del ragazzo c'è. I due episodi di 40 minuti ciascuno, uno di questi due episodi dovrebbe essere girato in aprile, quindi nella prossima abbastanza elaborata e difficile. Un po' perché ne avevamo parlato da amici. Stavo dicendo, parte dei contributi artistici sono di Ragusa, quindi inizio col presentarvi. E perché fa parte di un percorso, il nostro primo lungometraggio è stato girato in 8 giorni a Catania, e fa parte di un percorso che ci ha portato a girare un cortometraggio adesso a novembre a Taormina e speriamo di fare un altro film, un film in 2 episodi, un episodio di questi due di 40 minuti dovrebbe essere girato a Ragusa nell'aprile prossimo, se tutto va bene. I dati della stazione di Giarratana, insieme a quelli delle altre stazioni della rete, che sono quelle di Ragusa,
di Acate, Vittoria, Scicli e Ispica, oltre a una stazione che abbiamo posizionato nella parte occidentale dell'Etna su Bronte. Stiamo scaricando tutti i dati perché la struttura tecnica della rete è tale da non ricevere i dati in tempo reale come le stazioni di sorveglianza dell'INGV, che è l'ente preposto per dare questo tipo di informazioni, ma ha uno scopo solo ed esclusivamente di studio e di ricerca sul territorio. Quindi noi non abbiamo l'esigenza di avere i dati in tempo reale. E parlare al suo cuore. Ponte è la sua parola che egli pronuncia. Ma anche il grido è a Nazareth in Palestina e nel mondo, Gesù è il ponte di Dio, o Dio che si fa ponte. Perché siamo figli nel figlio, ponti nel ponte. Da quel giorno in cui anche una grotta diventò ponte, anche una croce. E riporterà qua a convegno. E partirà alle 15 il pullman da Nazionale Ucraina. Quindi è compatibile con lo sport. Sì, è compatibile. E poi l'ultimo avviso è che è partecipare alla visita guidata a Inter. Potrebbe chiudere la porta? Perché pronunciato. Esatto, invece non ha fatto per niente. Il circondario di Modica di nuovo si avvale di una presenza formidabile al governo nazionale. Questa naturalmente non è un risultato che ricade semplicemente sul partito di appartenenza dell'onorevole Drago, cioè sull'UDC, ma naturalmente su tutti i partiti della coalizione, perché non dobbiamo mai perdere di vista il fatto che il sistema politico nazionale si basa sul sistema maggioritario e quindi il deputato Peppe Drago, che è il deputato non dell'UDC, mi piace sottolineare, ma di Alleanza Nazionale, di Forza Italia, dell'UDC, di tutti i partiti concorrenti al governo della Casa delle Libertà, oggi ha una presenza autorevole, che ha delle esperienze straordinarie, è stato presidente della regione. Un esponente dell'UDC di cui faccio parte io è stato nominato, ha avuto un posto di prestigio quale viceministro alla difesa. Soddisfazione che credo sia anche di tutta la provincia. L'avere l'onorevole Drago cumulato nell'arco di una settimana la carica prestigiosissima di vice segretario nazionale dell'UDC e ieri prestato giuramento quale sottosegretario alla difesa sono due riconoscimenti assolutamente eccezionali che non hanno precedenti nella provincia di Ragusa. Intanto c'è l'aspetto personale, la gioia, la soddisfazione per il giusto riconoscimento dato ad un amico, ad un personaggio che comunque ha caratterizzato la politica degli ultimi anni nella nostra provincia. Mi fa sentire più responsabile, insomma, con un maggiore peso e quindi con la consapevolezza di un maggiore impegno per contribuire a risolvere i problemi che sono tanti, quelli degli italiani, quelli dei siciliani e quelli della provincia di Ragusa.